Secondo workout di questo nuovo mesociclo, oggi alleno petto e schiena. Sì, il petto l'ho allenato anche ieri, però era solo un esercizio con un carico relativamente basso, distensioni con 30 kg, e per andare a richiamare, tra virgolette, il petto. In realtà è importante tenere in considerazione che le dicerie che si supponevano qualche tempo fa, nel senso che bisogna dare uno stimolo muscolare un giorno e aspettare un tot di giorni per andare a riallenare quel dato muscolo, sono essenzialmente sbagliate. In un soggetto allenato anche 24-48 ore sono più che sufficienti per iniziare e terminare la sintesi proteica, la sintesi di nuovo muscolo in quel dato distretto muscolare. L'esercizio che ho fatto ieri da solo non ha dato uno stimolo allenante importante al petto, quindi anziché ragionare su stimolo recupero, si può anche ragionare in blocchi, nel senso faccio due allenamenti consecutivi per il petto e dopo lascio un intervallo di 48 ore per andare a recuperare e ottimizzare la sintesi proteica da quell'allenamento. Mi spiego meglio, allenamento per il petto minimal, 24 ore sono più che sufficienti per la sintesi proteica. Queste 24 ore sono passate. Ora che faccio? Un allenamento più intenso per il petto, faccio queste distensioni, faccio le distensioni con i manubri, con un peso allenante, le faccio con i manubri da 40 kg, 6 serie da 8 ripetizioni e poi faccio le croci. Essendo un esercizio, un protocollo, un allenamento più intenso sul petto, la sintesi proteica durerà 48 ore e per cui sarà necessario un tempo di recupero maggiore rispetto a quando si allena un gruppo muscolare con un solo esercizio, con sole 4 serie, come ho fatto ieri. Per l'allenamento di ieri 24 ore bastava, per quello di oggi vedrete che non basteranno. Partiamo. Prime due serie con fermo in basso di 3 secondi, le ultime, non ci voglio pensare, le ultime 6 serie, scusami, le ultime 4 serie senza fermo in basso, in tensione continua, sempre con lo stesso carico, punto a farne 6 in ogni serie.
Finite le distensioni passo alle croci con manubri da 15 kg, mi concentro tantissimo sulla negativa, circa 3 secondi, un secondo solo di fermo in stretch e salgo fin quando tengo tensione sul petto prima di andare a scaricare il peso dei manubri al suolo. Finite queste 3 serie, fatte in questo modo, faccio 30, cioè 30 e 90 secondi con manubri da 6 kg, un fermo in stretch in allungamento in posizione di croci. Tecnica questa che è stata che è ampiamente usata da Dante Trudel nel Dog Rap, ma anche spesso da Stevenson nel Fortitude Training, e ogni tanto la uso pure io. Prestate sempre attenzione quando fate lo stretching a non usare un carico eccessivo, soprattutto all'inizio se non siete abituati, altrimenti potreste farvi male la spalla. Piuttosto fate come ho fatto io, partite con un carico gestibile e tenete il gomito quanto più esteso possibile, non completamente esteso, e poi, ma comunque quanto più esteso possibile, non completamente esteso, per evitare di creare problemi a livello articolare. Poi nel momento in cui non si riesce a tenere più questa posizione, progressivamente si va a piegare il gomito, tenendo sempre spalla bassa e petto fuori. Per enfatizzare lo stretch sul pettorale, puoi addurre e deprimere le scapole, si possono addurre e deprimere le scapole, in questo modo si avverte molto di più l'allungamento sul muscolo target. Ora passo a fare per la schiena trazioni alla gironda, lat machine, e basta, solo questi due esercizi.
poi faccio un passo post allenamento come ieri, faccio altre 5 serie di alzate laterali in super serie con alzate 90 e un richiamo di 3 serie per le braccia, sempre tornando al discorso che vi ho detto all'inizio. Quindi queste cose le vediamo in qualche altro video, se no esce video lunghissimo e ciao!